Ciao a tutti. Spesso quando cerchiamo di uscire da una relazione tossica con un narcisista e di guarire dalla sofferenza immensa in cui ci troviamo durante e dopo la rottura con una relazione tossica con un narcisista o un psicopatico o uno sociopatico, ci viene detto che dobbiamo lavorare su noi stessi, che dobbiamo guarire ed imparare ad amarci. Sono tutte delle belle parole, ma nel pratico che cosa vuol dire? E soprattutto come facciamo ad imparare ad amarci se per tutto questo tempo siamo stati con una persona che non ha fatto altro che trattarci come oggetti e quindi semmai rafforzare ancora di più la nostra mancanza di amore e di rispetto verso noi stessi, che già magari da prima non erano particolarmente abbondanti. Come facciamo quindi a guarire dall'abuso narcisista, a non attirare più narcisisti nella nostra vita e soprattutto a ritrovare una serenità vera e propria, una pace interiore e, molto importante, la nostra felicità, realizzare la nostra vita, i nostri desideri e il nostro potenziale? In questo video ho deciso di elencarvi dei passi molto concreti che potete mettere in atto e che si ausiliano a vicenda e che si prendono cura di diversi aspetti della guarigione da una relazione tossica e che ci aiutano ad uscire da questa situazione mentale, fisica ed emotiva, a smettere di soffrire e soprattutto a ritrovare la nostra felicità, ancora meglio di quando abbiamo iniziato a frequentare questa persona. Allora, vi sono diversi aspetti su cui possiamo lavorare concretamente per migliorare molto la nostra situazione, che elencherò e descriverò brevemente in modo da spiegare come metterli in pratica nella vita reale. Il primo aspetto su cui mi soffermerò sarà quello della salute fisica e mentale, perché quella è probabilmente la parte più pratica e più ovvia su cui possiamo prendere dei veri e propri passi. Un altro aspetto importante su cui mi soffermerò sarà l'aspetto sociale, ovvero la comunità di sostegno. Dopodiché vi parlerò della risoluzione dei traumi, che è fondamentale per guarire in maniera vera e propria, per fare dei cambiamenti veri e propri. E ultimo, ma assolutamente non meno importante, vi parlerò dell'antidoto narcirepellente, ovvero l'antidoto più efficace in assoluto contro qualunque abuso narcisistico e che repelle assolutamente ogni narcisista, sociopatico, psicopatico o persona manipolatoria. Lo metto per ultimo. Lo elenco per ultimo questo metodo perché per riuscire a mettere in pratica questo antidoto così estremamente potente bisogna lavorare anche su tutti gli altri aspetti. Infatti sarebbe ideale riuscire a metterlo subito in pratica, però è estremamente difficile quando non abbiamo lavorato sulle altre parti. Allora, la salute fisica e mentale. Perché è importante focalizzarsi sulla propria salute fisica e mentale? Beh, immaginiamo che stiamo per correre in una maratona. Per riuscire a svolgere questo compito con successo, ci conviene partire stanchi, deprivati, senza pratica né preparazione, magari affamati, oppure ci conviene partire riposati, pieni di energia, preparati e con tanta pratica. Beh, penso che sia ovvio che la situazione ideale è la seconda. E perché paragono questa situazione ad una maratona? Perché la guarigione dall'abuso narcisistico, la guarigione dalla codipendenza, dai traumi che ci creano tutta questa sofferenza, è una vera e propria maratona emotiva. È un compito estremamente arduo, difficile, che richiede molto impegno, dedizione e lavoro su se stessi, per cui non è niente meno che una maratona. Per questo è molto importante dedicarsi le attenzioni e le cure per avere una mente e un fisico pronto, rafforzato e riposato per poter affrontare al meglio queste difficoltà. Per ottimizzare la nostra salute psicofisica ci sono tanti diversi metodi, vi darò adesso, ve ne elencherò qualcuno, però ovviamente ce ne sono tanti altri. Lo sport, l'esercizio fisico, che non deve essere per forza andare ad ammazzarsi in palestra, ma semplicemente anche scegliere un'attività piacevole o che ci appassiona, a cui possiamo dedicarci in modo consistente. Per esempio, vi piace fare kickboxing, allora potete iscrivervi a un corso di kickboxing. Vi piace nuotare, andate in piscina, vi piace camminare, andate in montagna. Vi piace ballare, andate a ballare, mettete pure della musica a casa e mettetevi a ballare sfogandovi completamente. Assolutamente scegliete un'attività che ritenete piacevole, giocare a tennis, a basket con degli amici, oppure qualcosa di solitario come correre, o magari un'attività come un'arte marziale, il tai chi.
o corsi di ballo latinoamericano, tutto quello che volete. L'importante è che vi dedicate in maniera consistente all'attività fisica, perché è molto importante. I benefici sono innumerevoli, mentali, fisici, dell'energia, sull'umore, sulla concentrazione, sulla capacità di focalizzarci, sulla chiarezza mentale, sulla circolazione corporea, il fatto che ci ammaliamo di meno, che ci sentiamo più energici, eccetera, eccetera. L'alimentazione è molto importante, quello che ingeriamo nel nostro corpo, quindi un'alimentazione sana fa una grandissima differenza sulla nostra salute fisica e mentale, dandoci molta più forza, più energia, chiarezza mentale, un umore migliore, eccetera. Ad esempio, un'alimentazione che io seguo ormai da diversi anni, con delle conseguenze veramente favolose sulla mia salute, è un'alimentazione basata su alimenti naturali, integrali, non processati, non raffinati, possibilmente locali, di stagione e di origine vegetale. Tutti gli alimenti che si troverebbero in natura, insomma, non che vengono da una fabbrica, ma che vengono da una pianta o da un albero o dal terreno. La piramide alimentare che io seguo consiste alla base di abbondantissima frutta e verdura, possibilmente crude, di stagione locali. Poi un gradino più in alto, quindi in quantità un po' minore, cereali integrali e legumi, come ad esempio orzo integrale, farro integrale, riso integrale, grano integrale, fagioli, lenticchie, ceci, eccetera. Un gradino ancora più in alto, quindi in quantità minore, noci e semi, sempre integrali. E poi erbe, spezie, il sonno, anche molto importante. E se fate fatica a dormire a causa dei pensieri, potete utilizzare delle tecniche di meditazione per aiutarvi, oppure appunto fare sport per aiutarvi a dormire. Le tecniche di meditazione. Le tecniche di meditazione servono per allenare i muscoli della mente, rendendola molto più forte, gli effetti molto positivi sulla salute mentale e fisica. Infatti ci permettono non solo di controllare i nostri pensieri e le nostre emozioni, quindi non essere sopraffatti da essi, ma soprattutto allenano quei muscoli mentali e emotivi che ci permettono poi di andare a guarire con molta più efficacia tutti i nostri traumi. E in generale ci permettono di ritrovare un senso di pace e di benessere in qualunque momento della vita o della giornata, qualunque cosa stia succedendo nella nostra vita. La natura, il contatto con la natura. Se vi è possibile, fare delle passeggiate in montagna, per esempio, oppure vicino al mare, o comunque nei paesaggi naturali. La natura, infatti, ha un potere molto guaritivo che aiuta tantissimo a riprendere serenità e rafforzare l'organismo e la mente. Poi, nel secondo punto, ovvero il supporto sociale, la comunità. Questo anche è un aspetto molto importante. Infatti, abbiamo bisogno di circondarci di persone che ci sostengono, che ci capiscono, che si connettono con noi, che ci vogliono bene, a cui interessa il nostro bene e che ci danno un sostegno, un aiuto a superare le nostre difficoltà. È molto importante sentirsi appoggiati e parte di una comunità. Purtroppo, molte persone che escono da una relazione con un narcisista, una relazione tossica, si ritrovano isolate perché il narcisista ha creato una campagna diffamatoria contro la vittima, allontanando tutto il suo supporto morale o tutto il suo supporto sociale. Ma in realtà questo è un bene nascosto, perché dico così? Perché tutte quelle persone che si metteranno contro di voi in questo periodo non sono altro che persone che in realtà non avevano veramente i vostri interessi come priorità e non ci tenevano veramente al vostro bene. Quindi, in un certo senso, tutta questa campagna diffamatoria vi ha mostrato chi sono i veri amici, quelli che sono rimasti benissimo. Però tutte quelle persone che se ne sono andate hanno lasciato uno spazio molto prezioso che ora potrete riempire con dei nuovi contatti, con delle persone che veramente ci tengono a voi, delle persone che vi capiscono veramente. Come ho già menzionato, ci sono su Facebook tantissimi gruppi per il sostegno e la guarigione dall'abuso narcisistico, dalla codipendenza. Basta fare una ricerca con le parole chiavi narcisismo, codipendenza, ne trovate tantissimi. C'è anche un forum, in più ci sono anche degli esperti, degli psicologi che tengono delle conferenze, dei workshop dove potete andare di persona, incontrare tante altre persone come voi e un esperto appunto di persona che vi darà un sostegno e dove potete connettervi con altre persone che possono dare un appoggio. In più, prossimamente sto anche pensando di creare un gruppo per le persone che seguono i miei video, in modo che appunto per creare un altro punto, un altro canale in più dove le persone possono appoggiarsi a vicenda. Eventualmente scrivetemi qui sotto cosa ne pensate.
importante quindi comunque cercare aiuto, cercare un sostegno, non cercate di fare tutto da soli, questa è una cosa molto difficile da fare e quindi è giusto che trovate delle persone che vi sostengono. Terzo punto è quello di guarire i propri traumi. Questo è il componente essenziale della guarigione. Infatti, mentre gli altri componenti servono più che altro a sostenersi, a rafforzarsi, a riprendere energia, a migliorare l'umore, a riprendere serenità, quindi per poi affrontare meglio le cose, questo punto serve veramente per guarire in maniera vera e propria. Ovvero lavorando sui traumi si va a cambiare quei meccanismi inconsci e subconsci che ci hanno attirato in queste relazioni tossiche e che sono tutti dei meccanismi che provengono dalla nostra infanzia, da come siamo cresciuti, che non ci permettono di amarci completamente, non ci permettono di rispettarci, non ci permettono di prioritizzare i nostri bisogni, il nostro volere e i nostri desideri. Quindi, andando a guarire i nostri traumi, cambiamo in modo vero e proprio questi meccanismi, andando proprio a cambiare le nostre, i nostri programmi subconsci. E quindi facciamo sì che il nostro subconscio, che è la parte di noi che agisce, che è più responsabile dell'andamento della nostra vita, anziché agire contro di noi, inizia ad agire per noi, quindi aiutandoci ad ottenere, a realizzare i nostri desideri, a creare una vita più felice, anziché attirando delle situazioni tossiche nella nostra vita. Per guarire i traumi ho fatto diversi video ormai dove spiego molto in dettaglio come fare questo processo di guarigione, come guarire i propri traumi, dandovi dei metodi molto efficaci che potete utilizzare per fare questo lavoro su di voi, con qualcuno o anche da soli. Ed ora veniamo all'ultimo punto, ovvero l'antidoto narcirepellente. L'arma più potente in assoluto per liberarsi da qualunque narcisista, da qualunque abuso narcisista, è la seguente: è essere completamente connessi con se stessi, con ciò che si sente, con ciò che si vuole, con ciò che si desidera, con ciò che si necessita, con ciò di cui si ha bisogno e con ciò che si pensa e con ciò che si sente nel nostro corpo ed essere coerenti al 100% con tutto ciò che si sente, rispettando completamente tutti i nostri bisogni, i nostri desideri, la nostra volontà, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, senza negarle assolutamente. Questo significa che se siamo arrabbiati, esprimiamo la nostra rabbia, se siamo tristi, esprimiamo la nostra tristezza, esprimiamo tutti i nostri sentimenti al 100%, non al 99%. Se ci sentiamo maltrattati, lo diciamo, se ci sentiamo trattati bene, lo diciamo, se ci sentiamo in una situazione ingiusta, lo diciamo e facciamo qualcosa a riguardo e non lasciamo assolutamente passare nulla. Penso che non sia un mistero, anzi dovrebbe essere completamente ovvio per voi se sapete come funziona il narcisista, perché questo è un antidoto potentissimo narcirepellente. Infatti il narcisista non potrebbe assolutamente sopportare una persona che esprime i propri sentimenti, i propri bisogni, i propri desideri. Non sia mai la persona adatta al narcisista, deve assolutamente sopprimersi, mettersi da parte, schiavizzarsi e diventare un servo obbediente e sottomesso. Per cui una persona che è l'opposto, ovvero una persona che si esprime in maniera completamente chiara e candida, senza alcun pelo sulla lingua, senza alcun blocco, senza alcuna restrizione, è un mostro per il narcisista, è la cosa più spaventosa in assoluto che il narcisista potrebbe incontrare. Portandovi così, metterete i narcisisti nella vostra vita, si daranno a gambe. Però appunto c'è un piccolo problema, per riuscire ad essere così autentici, in maniera così chiara, onesta, sincera ed essere così coerenti con tutto ciò che sentiamo, esprimendo ogni cosa ed essendo presente con tutto ciò che sentiamo. Dobbiamo appunto, una persona che riesce a fare una cosa del genere è una persona che si ama completamente. Amare se stessi quindi è veramente l'antidoto al narcisismo, all'abuso narcisista. Per questo dico è più facile detto che fatto nel pratico. Se riuscite comunque ben venga, però se avete difficoltà, come penso sia il caso, perché se siete codipendenti avete molta difficoltà ad esprimere e a sentire anche soltanto ciò che sentite, allora in tal caso seguite gli altri passi per aiutarvi ad ottenere ciò. Infatti iniziare ad essere presenti con se stessi,
andando a fondo ed essendo presenti con tutte le nostre emozioni, le nostre sensazioni, i nostri bisogni, i nostri desideri, è il primo passo verso l'amore, verso se stessi, è il primo passo importantissimo verso la guarigione. Un'altra cosa che potete fare, ad esempio, è ogni momento della giornata chiedervi di cosa ho bisogno adesso, che cosa sento adesso, che cosa penso adesso, che cosa voglio adesso e cercare di ricordarvi di fare questa cosa ogni momento che riuscite nella giornata e portare la focalizzazione tutta dentro di voi, togliendola dall'esterno. In questo modo, pian piano, andrete a guarire dal vostro abuso narcisistico. Questo è tutto, se avete altri suggerimenti che non ho elencato, siete benvenuti a scriverli qui sotto nei commenti. Sicuramente ci sono tantissime altre pratiche che aiutano la guarigione a cui non ho pensato. Comunque, vi renderete conto che man mano che guarite i vostri traumi, man mano che focalizzate le energie su voi stessi, sul vostro benessere, la vostra salute e imparando ad essere presenti con ciò che sentite, pian piano andrete da una persona che è codipendente, che si mette da parte, che si sacrifica, che quindi rimane in situazioni abusive, ad una persona che si ama e si rispetta e che non permette assolutamente a nessuno di abusarla. Con questo è tutto, vi saluto, vi auguro una buona continuazione della vostra guarigione e come sempre vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!